bisogna puntellarlo perché in attacco siamo pochi, però bisogna stare calmi, bisogna stare sereni, perché in questi anni la società ha sempre lavorato bene e quindi continuiamo a farlo, a fare questo. Sarà una squadra giovane come si dice da più parti? Non è che è una squadra giovane, diciamo che comunque squadra che corre. Questo detto che purtroppo i giocatori di 20 anni sono giovani, ma il giocatore, il calciatore su calciatore, il giocatore è forte, o è a 20 anni o a 30 anni il giocatore deve essere forte. Bettella è un giocatore di 20 anni e si è dimostrato un giocatore importantissimo. Da quello che abbiamo capito ti toccherà anche girare parecchio, no? in questo campionato, in questi mesi. Ah, io sono contentissimo, già il fatto di lavorare con persone espertissime per me è un'opportunità importante. In questi anni non mi sono mai staccato da loro, ho sempre collaborato sia a Pagani per il discorso Carillo e altri giocatori, ma è il Fano, quindi abbiamo sempre avuto questa stretta collaborazione. Quest'anno mi vedo comunque a Pescara, sono contentissimo perché sono ritornato a casa, è quello che volevo, quello che volevamo. Ringrazio il presidente, ringrazio Repetto che mi hanno consentito di lavorare con loro, però io ci tengo a ringraziare soprattutto Luca Leone che in questi 3 anni mi ha insegnato tanto e quindi mi dici una cosa che ti ha insegnato nel difficile mondo dei direttori sportivi? Ma Luca mi ha fatto conoscere un po' tutti, Luca, e poi mi ha insegnato comunque la differenza tra giocatori di Serie C e giocatori di Serie B che purtroppo prima non avevo, quindi avevo sempre il target di Serie C e invece lui mi ha insegnato tante cose, però è normale che io sono un ragazzo tranquillo, un ragazzo umile, voglio imparare in fretta, voglio imparare tanto, quindi ascolterò sicuramente i consigli di Giorgio Repetto, il quale è stato mio direttore sportivo, è una persona di una importantissima per questa società e di questo nel calcio, quindi seguirò soprattutto lui. In bocca al lupo di cuore. Grazie.